Nel nostro viaggio nella musica canavesana abbiamo toccato vari aspetti e questa volta arriviamo a toccarne uno particolare, molto diffuso, perché più o meno quasi tutte le realtà canavesane, nel senso di paesi, hanno la loro filarmonica o poco ci manca. Oggi andiamo a raccontare un pochettino la storia e fare due chiacchiere con Giordano Barbierato. Buonasera Buonasera Giordano. Davide. Della realtà della filarmonica di Oglianico, Oglianicese, perché ha una storia molto particolare, nel senso che è una filarmonica nata tanti anni fa, ma che di fatto è rinata. Esatto, Ci vuoi spiegare un esatto. po' questa particolarità? Sì, grazie. Allora, la nostra filarmonica Oglianicese nasce nel 1925. Ha un lungo Quindi percorso di crescita, siete siamo molto vicino vicini al al centenario. centenario. Per ricordare chi è stato il fondatore di un gruppo di persone che comunque Oglianico all'epoca era fondamentale, e pian piano nella sua crescita ha inserito tutte le generazioni, perché tutte le generazioni sono passate dalla filarmonica fino ad arrivare a me e fino ad arrivare a tutti i ragazzi che oggi fanno parte, li chiamo ragazzi, ma di tutte le età. Purtroppo oggi non possiamo essere tutti qui, comunque non basterebbe lo studio. Dunque rinasce perché si era interrotto il percorso una decina di anni fa, e dopo 10 anni chi faceva parte di quella filarmonica ha ben pensato di riuscire a rifondarla. Soprattutto per riuscire a ricoinvolgere quella parte giovanile del paese che non avrebbe potuto avere opportunità. No, infatti la cosa fondamentale è quella, il coinvolgere i giovani, e voi siete partiti proprio con questo obiettivo, l'obiettivo quello di portare tanti ragazzi e ragazzini di tutte le età a avvicinarsi al mondo delle sette note, perché la musica è fondamentale, ma anche per dare di nuovo nuova linfa a un gruppo come quello della Filarmonica. Esatto, hai detto benissimo. La nostra ripartenza è stata proprio quella di riformare uno zoccolo, parlando volgarmente, di persone che facessero suo lo spirito della filarmonica, che non è soltanto l'esibizione, ma è anche un modo di stare insieme, un modo di crescere, ha un sacco di valori che sarebbe molto lunga No, elencarli ma sono tutti. fondamentali, hai Ma ragione. comunque sono tutti valori sani, tutti valori che poi già noi abbiamo assimilato nel tempo da chi era più grande di noi, ed è molto bello riuscire a trasmetterli perché oggi come oggi ci rendiamo conto che è fondamentale. Oggi quanti sono i componenti della filarmonica a grandi linee? Siamo molto fortunati perché Oglianico ha risposto benissimo alla nostra chiamata. Siamo 35. Considerando che c'è sempre qualcuno che dai paesi vicini, limitrofi, viene ad Un aiutare aiuto un po' generale, un po', ad cosa allargare ancora manca? l'organico, però Busano ha una grande partecipazione dal canto nostro perché abbiamo la fortuna di avere dei musici di Oglianico che sono andati a vivere a Busano e quindi hanno divulgato in Busano quelle che sono le nostre radici. Comunque è un organico, ma sottolineo, fatto da 13 ragazzini sotto le superiori, dai 15 anni in giù. Beh, una bella, un bel Sì, numero, soprattutto siamo molto perché fortunati, sì. sempre paragonato al fatto che si sta parlando di un paese che non ha 1 milione di abitanti, ma decisamente più Esatto, siamo piccolo. 1500 persone e avere questo numero di partecipanti per noi è già un motivo di orgoglio. Molto bene. Senti, prima a telecamere spente parlavamo del fatto che comunque la filarmonica oglianicese ha avuto una seconda ripartenza, Esatto. nel senso che purtroppo, un po' come tutti, abbiamo dovuto patire il periodo del Covid col lockdown, e voi in quel periodo lì comunque siete stati, nonostante siete stati a distanza e tutto il resto, non avete mai smesso in qualche maniera di suonare, anche perché, come mi dicevi prima, è importante, era fondamentale riuscire a mantenere quel gruppo, quello zoccolo duro che dicevi prima. Esatto. Hai toccato un tema particolare perché nessuno era preparato a un avvenimento del genere. Abbiamo cercato di comunque anche con l'aiuto e lo spirito sempre, come ti dicevo prima, di Ambima che con le sue iniziative cerca sempre di
far tenere vive le bande, ci ha chiesto di fare delle registrazioni casalinghe da poter poi mettere tutti insieme come risulterebbe poi in un concerto, e in Certo. determinate occasioni, come la festa della musica, e poi una nostra iniziativa è stata il 25 aprile con l'Inno di Mameli, cercare di arrivare nelle case e cercare comunque tra di noi di rimanere uniti, senza perdere quello che è poi perché la passione è vero che la musica la si fa anche da soli, ma Certo. sotto quell'ambito lì è fondamentale essere una squadra, quindi più ci si trova meglio è. Guarda, altri musicisti che si sono seduti sulla sedia come ti sei seduto tu stasera, effettivamente l'hanno detto. C'è stato un momento in cui in tanti è un po' questa cosa è vacillata, ma non per altro, perché comunque lo stare chiusi, lo stare a distanza, non riuscire a esprimere quello che, perché la musica è anche coralità, giustamente Certo. come rimarcavi prima, è stato pesante, però oggi voi siete ripartiti e siete più vogliosi di suonare di prima, forse. Sicuramente il fatto di aver riguadagnato quella libertà che si aveva prima e ad averla apprezzata ancora di più fa sì che ha fatto sì che si sentisse più uniti, e gli obiettivi comunque sono comunque maggiorati, perché vedendo con la voglia delle persone che hanno di stare assieme e comunque di esprimere musica, uno a quel punto lì, quando si prefissa degli obiettivi, Certo. soprattutto degli obiettivi riguardanti anche il futuro sotto la scuola, perché noi cerchiamo tutti gli anni di andare a sollecitare questi bambini delle elementari, soprattutto perché vengano a provare, perché Certo. provare bisogna, se uno non prova, Certo, non può non può sapere. sapere. Sì. A questo punto, in chiusura, lanciamo un appello, nel senso Certo. che la Filarmonica Ugliesanese è sempre a disposizione, grandi e piccini, Bravissimo. dai 5 ai 90, 100 A anni, chi ha pronti fiato? a aprire le porte della propria Senz'altro. sede per ospitare, per provare, ma soprattutto per accogliere come una grande famiglia. A Certo, sì. questo punto, Donato, grazie ancora. Grazie a voi. Gli Prima di chiudere, quali sono, avete già qualche appuntamenti. appuntamento? Urca. Urca, ce lo stavo dimenticando, Allora, colpevole. il primissimo appuntamento, come tutti gli anni, il 25 aprile, quello che Certo. apre le danze dell'annata, la liberazione. Poi abbiamo San Feliciano, che è la festa del paese patronale, in cui cesimeremo il giovedì sera, quindi l'8 di giugno, con il concerto. Certo, che è un'altra tradizione. Esatto, abbiamo una parentesi, un'uscita con la filarmonica il sabato, che c'è una gara di bicicletta dedicata a un ragazzo che suonava con noi, Certo. e siccome lui era molto appassionato di bicicletta, abbiamo unito le due cose, abbiamo Poi cercato se di vuoi anche ricordare superarlo, che è Diego certo. Davico, sì. Assolutamente. E è un appuntamento a cui non possiamo mancare, Certo. e poi ci sarà il 24 di giugno, che sarà Estate in Musica, in cui noi da 3-4 anni a questa parte cerchiamo di dare un motivo a questo concerto, quindi ogni anno cambiamo la metodologia. Siamo partiti dalle canzoni popolari, l'anno scorso abbiamo fatto blues e jazz, quest'anno sarà il canto con la musica come si è sviluppato negli anni. Perfetto, allora a questo punto non possiamo E che poi chiudiamo con iniziare. Santa Cecilia, Ah, scusami, perché beh, no, quella quella è la nostra immancabile, quella santa. immancabile. A questo punto non Sì. resta che dare l'appuntamento agli appassionati. Sì. La filarmonica vi aspetta. Buon concerto a questo punto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.